E benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video. Io sono Benz, siamo qui tornati con un altro episodio di Assassin's Creed Origins. Siamo qui con... Ragazzi, non mi ricordo in che episodio siamo, comunque voi lo saprete meglio di me. Comunque, nello scorso episodio, ragazzi, abbiamo cominciato a indagare sull'identità del coccodrillo. Quindi direi adesso di continuare a ricompensare con il giro speciale. Sul serio, ok. La malattia, non so che mi interessa. Principale c'è solo questa, giusto? Sono un sacco di missioni secondarie che abbiamo sbloccato, che devo fare. Promessa di Baie, che è livello 5. What the fuck? Vabbè. Vabbè, tutte quante missioni secondarie. Direi di andare a continuare la missione dell'altra volta, ovvero adesso dobbiamo fare i denti del coccodrillo, ovvero dovremmo molto probabilmente continuare a indagare sull'identità di questo nemico. Quindi prendiamo la barca, mi dirigo nel punto predestinato e ci vediamo appena siamo lì. Ah, comunque ragazzi, è vero, questo è il primo video che registro con i capelli bianchi. Non so se vi piacciono, beh, in realtà... Oh, a me piacciono. Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono. Coccodilopoli. Siamo ragazzi, arrivati al nostro obiettivo. Qui c'è una missione secondaria, ma ragazzi, non c'è proprio il tempo di andare a farla. Allora, eccoci qua. L'arena dei gladiatori. Così il coccodrillo recluta qui gli uomini per il suo Iridovice, fedele servitore della morte. La sua falce miete tutti gli indegni. Ehi, Neb, cosa sai dirmi degli uomini che lottano qui? Uomini? Ma quali uomini? Sono dei. Non hai mai visto guerrieri tanto feroci? Possono spezzarti in due con una sola mano. C'è qualcuno coi capelli rossi? Per gli dei, non hai mai sentito parlare dei fratelli venuti dalla Gallia? Non senti il loro sguardo? Le loro statue sono proprio qui. L'arena dei gladiatori. Così il coccodrillo recluta qui gli uomini per Diovico. L'incarnazione vivente della guerra. Le sue mani sono più letali di qualsiasi arma. L'arena dei gladiatori. Sei tu il padrone? Sì, sono il padrone. Felice Marziale. Tu chi sei? Un altro attaccabrighe sconosciuto in cerca di fama? Voglio solo entrare nell'arena. Mi hanno detto che hai un lottatore interessante. Capelli rossi. Parli dei fratelli gallici. Hai ragione, ma voglio essere molto chiaro con te, forestiero. Non te lo puoi permettere. Ora vattene, prima di spaventare i clienti. Signore, ha un simbolo dei Magi. Un me cosa? Non importa. Sai combattere? Il fisico ce l'hai. Sembri un cane rabbioso. Ci faranno combattere? No, no. Basta con gli egiziani. Ho già una cacciatrice di Siwa che vale il doppio di te. La puoi trovare vicino all'obelisco a est, se hai voglia di fartele dare di santa ragione. L'unico modo per entrare nell'arena è farsi raccomandare da un gladiatore. Dunque, i fratelli gallici sono coinvolti nella morte di Shadia. Ma perché stanno servendo il coccodrillo? Devo entrare e scoprire di più. Il padrone dell'arena parlava di una gladiatrice di Siwa all'obelisco est. Chissà se la conosco. Siwa non è così grande. Devo incontrarla. Siwa, ragazzi, per chi non se lo ricordasse, è il paese in cui è vissuto Bayek. Quindi direi di andare a vedere chi è questa tipa, che io ho un sospettino. Dovrebbe essere la nostra moglie, però non penso, perché nostra moglie è via con Cleopatra, è partita per un viaggio con Cleopatra, quindi o almeno o che ci ha detto una balla, una bugia, quindi non è andata realmente via con... Arca boia, ho sbagliato. Andata via con Cleopatra ed è in realtà una lottatrice o è pure un'altra persona. Vabbè. Ragazzi, però aspettate. No, no, no. Dammi... Dato che ci sono,
gliela darei un'occhiata a quel trasporto merci che non si potrebbe mai sapere. Dopo aver pagato una tassa mensile, cultura per tutti. Cultura per tutti. Questo messaggio è offerto dalle carni Alessio. Alessio ha le migliori carni di Crocodilopoli. Arriva... ragazzi, questo gioco non ha bug, è città. Ok. Alla. Un momento. Ma quella... Vediamo chi è questa misteriosa combattente. Comunque non era nostra moglie. Bayek? Amico mio! Fratello! Oh! Ma che bello rivederti! Che cosa ci fai nel Fayum? Ho sentito che è un buon posto per vivere. Ma non mi aspettavo di trovarti qui, Kensa. Che posso dire? È il richiamo dell'arena! Riesci a crederci? Sono una gladiatrice ora. Forza, dai, vieni, parliamo. E beviamo. Mai vista. Credimi, Bayek, sto per realizzare il mio sogno. Se solo avessi una possibilità, potrei diventare campionessa. Pensa, soldi, fama, lusso. Che altro può volere una donna? Eh? Per questo sono venuto nel Fayum. Per farmi una nuova vita e dimenticare il passato. Ma purtroppo non mi hanno fatto entrare nella vena. Finalmente hai rinunciato a rimettere a posto il mondo, eh? Bene, era un sogno impossibile. Felice si fida poco degli stranieri. Ma tranquillo, con il mio aiuto presto lotteremo fianco a fianco. Ma prima beviamo! E domattina andremo all'arena per fare le dovute presentazioni. È bello rivedere un vecchio amico. Voglio quest'uomo come compagno. Si dà il caso che l'Iberico sia stato sbranato dai leoni ieri. Ho un posto libero. E se Kensa garantisce per te? Vi servirà un nome per lottare in coppia, però. Che ne dite di guerrieri di Siwa? Io credo che guardiani di Siwa sia più adatto. Può andar bene per l'arena? Ho sentito di peggio. Entrate. Interessante. Come avevo pronosticato, ragazzi. Ok. Però così con la luce in faccia non riesco a fare niente. Però mi vedete buio. Dove i lottatori aspettano il proprio turno. Quello che senti è odore di sudore, sangue e anche qualcos'altro. Diciamo che se sei uno che se la fa sotto, qui sei libero di fartela. Nell'arena nessun dio e nessun faraone può proteggerti, Mejai. Qui è dove probabilmente morirai. Fallo con sentimento, al pubblico piace. Se invece sopravvivrai, sarai ricompensato con gloria, fama e un'altra occasione per morire. Questa è la breve ma fulgida vita del gladiatore. Bene, bene, chi abbiamo qui? C'è Callisto. Callisto è un ex soldato di Tolomeo che dice di essere abile con la spada. Horus, un tempo era il lottatore migliore, ma il tempo passa per tutti. Ora è diventato l'ombra di se stesso. A destra i nuovi arrivati. Quell'armatura è delle truppe di Tolomeo? Molti lottatori non possono permettersi un'armatura. E comunque si rovinano in fretta. Tanto l'esercito ne ha anche troppe per sé. In più per noi è tutto più autentico. A proposito di autenticità, nell'arena puoi usare solo le armi che ti do io. Non permetto nessuna eccezione. Credo che tu conosca Kensa, la cui calda ma sospetta raccomandazione ti ha portato qui. Bayek, Crocodilopoli ha trovato un nuovo campione. Ho un altro sacco di carne e merda. Voglio vedere che sa fare. E sarà proprio colei che l'ha raccomandato a metterlo alla prova.
Che ne dici? Pronto a incrociare le spade, Mejai? Vediamo se sei migliorata. Ti farà un po' male. Oh. Che infame, cazzo. Oh, stra infame questa. Ti giuro. Oh, non male, vecchio. Ragazzi, questa qua si difende stra bene. Oddio. Ti hai chiamato, vecchio? Mac, mi hai sorpreso. Devi essere più appariscente, ma hai una buona vena cruenta per essere un cane del deserto. Ok, Kensa, hai un nuovo compagno. Tra poco si inizia. Preparatevi. Oddio, ragazzi, questo è veramente... Non capisco che cosa ci deve fare. Questi sono gli scarti di cui Felice intende liberarsi. Li faremo a brandelli, fratello mio. Ti taglierò le palle e poi te le farò mangiare. L'unico ostacolo alla gloria. I fratelli gallici. Sì, so bene chi sono. Siamo pronti? Sicuro? Tutti si sentono pronti finché non vedono scorrere il proprio sangue. Ti farò iniziare con dei principianti. Se sopravvivi, penserò ad altro. Due guerrieri contro tutti. Il pubblico ama gli scontri impari. Cerca di non deludere loro, né me. Boh, ragazzi, io... Ciao, pubblico. Urlano contro di noi o contro di loro? Vogliono vedere il sangue. Qui non si scherza affatto. Non frenare la tua spada, amico, perché loro non lo faranno. Tutti qui sono pronti a morire. Ti sei abituata presto a questa vita. Le vedi le loro facce? Oh, mi adorano, Bayek. Gli uomini, le donne. Ho tutto quello che posso desiderare. Quei due cani del deserto sono più forti di quanto sei. Vieni qui che ti ammazzo. Vieni qui che ti ammazzo. Continua a combattere così e cattureremo l'attenzione di un ricco mecenate. E poi? Poi avremo tutto un mondo di possibilità, amico mio. I gladiatori migliori ricevono missioni speciali e guadagnano più di quanto immagini. Se è così, vediamo di farci notare. Sì, ma se gli fa il giro da dietro questa capra, cazzo. Alla cazzo. Vittoria dei guardiani di Siwa! I nuovi eroi di questa arena! Chi mai potrà riuscire a fermarli? Mettere insieme voi due incapaci è stata una grande idea. La folla vi adora. Visto? Siamo destinati alla gloria, Felice! Gloria? Oh, 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 piano, piano, principessa. Hai ancora molta strada da fare. È un buon inizio, ma non siete degni. Non vi darò ai fratelli gallici solo perché avete massacrato qualche principiante. In realtà, però, un pensierino ce lo farei. Proprio non le sopporto più le tue lagne. Che dobbiamo fare per affrontarli? Oh, dei, ti ci metti anche tu. Intanto pensa alla prossima sfida. Per il disturbo...
aggiungerò i leoni questa volta. Non mangiano da giorni, voi sarete la loro cena. Venite quando siete pronti. Se Kensa dice il vero, qualcuno tra i gladiatori lavora per il coccodrillo. Forse ci sono prove degli incarichi svolti dai fratelli gallici. E magari dell'identità del loro mecenate. Finalmente ci siamo, amico mio. Dopo tanto tempo, forse avrò modo di affrontare i fratelli gallici. E tutto grazie a te. Non potrei chiedere di meglio. Cosa sai di quegli incarichi di cui parlavi? Oh, il virtuoso Baie che vuole sporcarsi le mani. Non ci posso credere. Deve essere dura comportarsi sempre da Mejai. Per quello devi chiedere a Felice, ma sii discreto. Per arrivare al coccodrillo devo battere i fratelli gallici. Felice, ho sentito che alcuni gladiatori ricevono incarichi particolari. Hai sentito male. E anche se fosse vero, dovresti fare molto di più per guadagnarteli. Il tuo lavoro, idiota arrogante, è combattere. Tutto qua. Guadagnati i soldi nell'arena o muori da pezzente. È proprio quello che farò. Siamo pronti. Finalmente. All'arena di Cirene si parla molto di voi. Fate un bello spettacolo e ci guadagneremo tutti. Andiamo a combattere un'altra volta. Oh, ci sta il leoncino. Ok, è arrivata anche quell'altra tipa. Quanto spesso affronti i leoni? Solo quando Felice ne ha qualcuno. Sono molto più costosi degli uomini che vengono a farsi picchiare. Non è molto onorevole uccidere gli animali. Neanche essere mangiati, Baie. E poi è in gabbia. Andrà tutto bene finché resta lì dentro. Sì, l'ho già ucciso. Te la faccio pagare cara. Il Mejai e la schiava sono inarrestabili. Più feroci delle bestie selvagge. Ma non dovevano essere in gabbia. Non ci sono regole fisse nell'arena. L'ho già ucciso il leone. Sto gioco ha un po' i dialoghi leggermente sfalsati. Ah, ci sta un altro leone. Ti ammazzo. Oh, santo Dio. Vieni qui che ti ammazzo. Fatto anche questa. Easy, ragazzi, cioè proprio easy. È semplicissimo. I guardiani di Siwa trionfano ancora una volta. Saranno i fratelli gallici i prossimi? Dai, che se ci sbrighiamo, ragazzi, veramente. Dai, che ci fa parlare. Dov'è Kensa? Il suo talento era richiesto altrove oggi. Dovrai vincere questa sfida da solo. Te la caverai. Altre missioni per il committente? Qui chi fa troppe domande dura molto poco. È un lavoro pericoloso. Gli incidenti capitano. Voglio solo dimostrarmi all'altezza. Allora vinci questo scontro e avrai la tua occasione di affrontare i fratelli. Se li batti, qualcuno ti noterà. Kensa starà bene. Oh, Teranubi, devo vincere. Ti uccido! No, non si fa questo. Non ce la farò, andatevene. Allora, quello grosso lo sfido dopo quando faccio un po' di punti. Aia! Per di lei, ci è mancato poco! Allora, in realtà non è neanche tanto. No, via!
Scappa. Adesso soffrirai. Ok. Quindi anche questa. Il Magi se la cava anche da solo. Che grande fenomeno. Ok, fatto. Sì, sia morto e ci allentiamo. Che con l'abilità, dato che siamo riusciti a uccidere. No, aspetta. Non fatemi cadere dentro, dai, non voglio morire. Voi fatemi uccidere, bravi stupidi verdoni del cavolo. Così che ne dici, crocodilopoli? Che sia la nascita di un nuovo campione? Riiranno i fratelli gallici a tenersi la corona? Aspetta, questo qua è forte, quindi diamogli una pacca così. E se ne va ad altro mondo, che l'abbiamo ucciso. E basta. Ragazzi, dai, è veramente easy. Stiamo sciogliendo come burro. Ah, ok. Terzo ancora. Ah, ce ne siamo ancora? Ah, no, ok. Veramente easy, signori. Veramente, veramente easy. Scusa se ti ho lasciato da solo, ma te la sei cavata, no? Felice ti ha dato un incarico. Per conto di chi? Ti svelerò tutto a tempo debito, fratello. Sappi solo che il nostro futuro non è mai stato così luminoso. Bayek. Questo è il momento che aspettavamo. L'occasione di essere proclamati campioni. Felice aspetta! Bededuk ani khayet. Sei bravo per essere un topo di campagna. Ora è il tuo momento. Il pubblico è stufo di vedere Viridovice e Diobico schiacciare chiunque in un attimo. Voglio proprio che tu li faccia divertire. Ancora una cosa. Niente morti. I miei migliori lottatori dovranno scontrarsi ancora. I galli sono già stati informati. E va bene, non li uccideremo. Quanto a umiliarli e ferirli, non prometto niente. Simpatica, siamo, tanto vai, farò tutto io. È il nostro momento. Ci faranno un monumento. Avanti, andiamo, ecco, a fare qui, a uccidere gli sfidanti per la corona. I guardiani di Siwa. Indomiti, invincibili. Loro sono i fratelli gallici. Ok. Diamo una scortellazzata anche a questo.
Dai, è abbastanza. Urca boy. Sì, cos'è wrestling, ragazzi? No, levati dalle valle. Dai, vediamo di finire questo cavolo qua. Dai, vai via. Ma che cosa? Vabbè. Ragazzi, comunque è abbastanza easy, cioè, devo dire. Non è che abbiamo tanta. Ragazzi, ho parlato adesso un po' stretto. Vorrei fargli un po' di hit. Vai, ok, questo è andato giù. No, scherzo, mi fanno mezzo spirito di vita. Ok, uno è andato giù. Adesso, ragazzi, mi posso concentrare del tutto. Questo altro che però non vedo più. Ok. Via. Allora, riposiamoci un attimo, ragazzi, perché qua. Ok, via. No, no. Ok, fatta, andata. Ok, easy pure questa. Solamente, ragazzi, questo è stato un episodio un po' morto, a mio avviso. Cioè, è stato veramente semplice. Il coccodrillo! I fratelli gallici sono stati sconfitti! Avete ucciso Shadia! Meritate la morte! La ragazzina al faro! Lo giuro, noi non c'entriamo! Abbiamo compiuto azioni orribili, è vero, ma non abbiamo ucciso quella bambina! Gloria ai nuovi campioni! I guardiani di Siwa! I soldati l'hanno presa e portata da Berenice, dal coccodrillo! È lei che l'ha affogata! Ha preso il suo libro, ha ordinato di legarle un sasso ai piedi e poi l'ha spinta in acqua! Non potevamo salvarla! Per questo sei venuto da me, non è così? Per scoprire il colpevole, questo coccodrillo. Bayek, perché non me ne hai parlato, eh? Ti avrei aiutato. Sei una mercenaria proprio come loro. Io non potevo rischiare. Quale destino? Attendi gli sconfitti. No. Forse la vita? Bayek. O la morte? Tu lo sai bene che io... Morte. Bayek, tu lo sai. Ok, questo episodio non l'ho molto ben capito, ragazzi, devo essere sincero. Ok, ragazzi, allora, abbiamo appena ucciso i fratelli gallici e niente, abbiamo appena ucciso i fratelli gallici e basta, abbiamo scoperto l'identità del coccodrillo e basta. Allora, adesso, ragazzi, non so in che episodio ci siamo, perché non so se l'ultimo video che ho fatto ve lo metto, non ho idea, quindi nel caso la intro la faccio dopo. Parliamo con questo signore, continuiamo la nostra missione principale, alla quindi volta di uccidere il coccodrillo. È lei il coccodrillo. È lei che ha ucciso Shadia, che ha portato dolore a così tanta gente. Si definisce sostenitrice della prosperità e della cultura del Fayum. La sua influenza attraversa tutta la regione. La sua ricchezza è nella sua villa a nord della città, Kerke Sucha, il granaio più grande d'Egitto. Ha organizzato un simposio con persone influenti del Fayum. Ogni sera si ritira nella sua villa, dove conquista i loro favori con denaro e lusinghe. Allora andrò a cercarla lì. Grazie di tutto, amico mio. Che cosa farai ora? Farò il ritorno alla villa di famiglia. Ho bisogno di bere. Kenut e io saremo in lutto per molto. Addio, Bayek. Quando avrai finito il tuo compito, torna pure a trovarci se vuoi. Allora, arena sbloccata, ora puoi tornare quando vuoi per affrontare nuove sfide e scontri contro i boss. Ok. Ok, ci dobbiamo dirigere verso il cammello. Ok. Ci dirigiamo verso... Bene, ci dirigiamo verso la villa.
Con me non so cosa voglio fare, vabbè. Verso la villa e ci vediamo appena siamo lì. Ok ragazzi, allora siamo arrivati alla villa, ho già individuato il nostro obiettivo. Facciamo divenire notte, così può definitivamente startare. Ok, il nostro obiettivo adesso sarà quello di assassinare Otefres. Buon ragazzi, allora dopo penserò anche a questi. Per il momento voglio andare semplicemente. Il nuovo incarico è di tuo gradimento, campionessa. Sì, mia signora. Non avrei potuto desiderare niente di meglio. Vedrai che non ti mancherà nulla finché sarai al mio fianco. Finché mi resterai leale. E finché non mi deluderai. Sì. Ha lavorato senza sosta per proteggere l'intera comunità. Mi dispiace che sia finita così, amica mia. Ti auguro di trovare pace tra le braccia di Maat. Shadia! Uccisa da uno di voi. Shadia! Chi? Shadia! Era la ragazzina che hai affogato! Tutti quelli come te non vedono la grandezza che attende l'Egitto. È questo che dici a te stessa. Non ricordi coloro che hai ucciso? Lei era la figlia di Kenut e Otefres. Kenut era una testarda. Quel libro sarebbe stata la fine delle nostre speranze. Hai distrutto una famiglia. Ho fatto ciò che dovevo. Distruggerò tutto quello che rappresenti, Berenice! E distruggerò tutti quelli come te! Ma adesso, quello che conta è la morte di Shadia. E l'ultima parola che sentirai sarà il suo nome, Shadia! Nel Fayum trova felicemente spazio. Cosa è successo? Ah, comunque ragazzi, quella che abbiamo assassinato, quella che gli faceva la guardia, era la tipa con cui stavamo combattendo. Leila, ora! Devi aiutarmi! C'è un furgone all'ingresso! Oddio! Furgone? Aya, cosa stai cercando? Lascia perdere Aya! L'abstergo è qui! Devono averci scoperti. Oh, cazzo! Cazzo! Di! Merda! Sono anche qui! Lei l'ascolta. Ti conosco. So che troverai un modo per uscirne. Oddio. Neutralizzate l'obiettivo. E una volta fatto... Tutto bene? No. Okay. Okay. هل كان ذلك منك يا أربعة؟ سيسي قابيدة دوتا لك موتي عيدوها الحمقاء Devo farlo Poi io o loro Andiamo a uccidere quell'altro
هل كل شيء على ما يرام؟ نلت منك. Ok, molto bene. Squadra 1, abbiamo individuato l'obiettivo secondario. Ora ce ne occupiamo. No, no, vi prego. No. Obiettivo secondario. Di. No, di. No, 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 no. No. Vaffanculo, Abstergo. Inizio a capire tutto. Oddio, ragazzi, hanno ucciso la nostra assistente. Se stai ascoltando, tu lavori per l'Abstergo e io sono morta. Fammi un favore, fallo sentire a Sofia Rikkin. Il mio sogno era lavorare al progetto Animus. Ho aspettato 12 anni, ho aspettato per niente. Ho creato un Animus che mi facesse accedere a qualsiasi ricordo, anche senza legami di parentela. Ho visto coi miei occhi la nascita degli assassini. Manufatti, tombe che si pensava fossero solo leggende, le ho trovate. Uccidendomi, avete perso tutto questo. Capisco perché mi volevate morta, ma perché uccidere la mia migliore amica? Che cosa... Oh, Abitti, dovevo darti retta. Il generatore sta tenendo. Bel lavoro, Leila. Il progetto per l'Animus portatile. Una vera stronzata. Bene. Torniamo all'Animus. Hanno... In pratica, ragazzi... Torniamo all'Animus. Non c'è altro da fare. Hanno in pratica appena ucciso la nostra assistente, quella che ci aiutava mentre eravamo dentro l'Animus. Ecco, comunque vi stavo dicendo che la guardia del corpo del coccodrillo, che abbiamo ucciso in una maniera veramente easy, era la donna con cui abbiamo combattuto nell'arena. In realtà, ragazzi, il video sarebbe già finito qui. Perché abbiamo ucciso il coccodrillo, quindi sì, definitivamente sì, ragazzi. Quindi vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video, vi ricordo se vi piace, se vi è piaciuto vi iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram, come stanno, link in descrizione. Noi ci vediamo presto con un altro episodio. Ciao ragazzi.